Il Festival della Progettazione Europea si svolgerà a Ferrara dal 4 al 6 aprile 2024 ed è un festival diffuso nel centro storico della città di Ferrara. Saremo all'interno dell'ex Teatro Verdi, ora laboratorio aperto, nella sala della musica e nella sala dell'ex refettorio del Chiostro di San Paolo, più saremo in due librerie di Ferrara, che è la libreria Feltrinelli e la libreria Ubi. Allora, il Festival della Progettazione Europea vuole essere un grande momento per tutti coloro che sono interessati all'Europa e quindi vogliono, per esempio, avere la possibilità di dialogare con scrittori e scrittrici, giornalisti che saranno presenti, che vogliono conoscere meglio i finanziamenti a supporto delle scuole, delle università, degli enti di formazione. Quindi è rivolto anche ai progettisti europei, sia junior che senior, ma anche a tutte le realtà che sono interessate a fare un progetto europeo, a conoscere partner europei, a creare delle connessioni, dei network. Saranno presenti tantissimi partner da tutta Europa, sia con delle conferenze che con dei laboratori, e poi abbiamo voluto anche creare un momento di svago, di festa, perché per noi l'Europa è anche questo, e quindi ci saranno sia una serie di spettacoli alla sera, tra cui un momento molto importante di cui siamo veramente contentissimi con Lodo Guenzi nella serata di sabato 6 aprile, così come ci sarà tre bellissimi momenti legati ai cortometraggi di giovani cineasti da tutta Europa e ovviamente anche altri spettacoli e gli incontri con gli autori. È una collaborazione molto importante questa perché crea un contesto per far sì che una proiezione futura Ferrara possa diventare punto di riferimento continentale europeo. E di cosa sto parlando? Il fatto che questo evento si associa al nostro, quello organizzato dall'Istituto Vergani, che è referente nazionale, capofila nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione e sviluppo delle scuole alberghiere e turistiche, che appunto ha realizzato, sta realizzando appunto negli stessi giorni l'edizione 2024 dello Youth Parliament, cioè il Parlamento dei giovani che individua l'ambasciatore per quanto riguarda il turismo nel settore della formazione. Praticamente durante questi 3 giorni, per noi dal 3 al 5, quindi contestuale all'evento, individueremo le politiche di sviluppo del settore turistico in accordo con l'Agenda 2030 da proporre al Parlamento europeo. Parteciperanno a questo evento le migliori menti a livello della formazione universitaria della scuola superiore europea e proporranno un documento.